andare nelle librerie di vedere un po' di ne vedremo un po', vediamo se non si può fare perché almeno si vedete. Allora, questo per esempio è un altro prodotto che prima mi faceva le cuffie da bagno. Sì, si potete fare le cuffie, ci si può assistere. Erano le cuffie da bagno, cuffie per il mare. Come vedete il logo Pirelli, come vedremo a molti altri bozzetti, sarà sempre diverso perché non era standardizzato, quindi gli artisti avevano una certa libertà proprio di disegnare il logo. Il logo così come lo conosciamo oggi nasce nel 1908, si nota, 1908, in America, perché nasceva proprio l'esigenza di avere un logo che è identificativo della società.